Ciao a tutti amici e fratelli Rosanero. Allora, video particolare, ho appena fatto il video sul fatto che alle 3 si giocherà Marsala Palermo. Adesso faccio questo video. Questo è un video di sfogo perché io sinceramente mi scassavo a minchia, proprio mi fracassavo a minchia. Allora, parto dal presupposto che parto da questo messaggio per poi arrivare all'altro al messaggio che voglio comunicare io. Vi leggo questo messaggio. Ieri sera io ho fatto un video sulla partita del Trapani, semplicemente perché è una squadra siciliana e da buon siciliano, soprattutto se non c'è grande antagonismo, si spera che le squadre siciliane facciano bella figura per farci fare bella figura a livello nazionale. E se il Trapani fa un bel campionato di Serie B, fa bella figura non solo Trapani, tutta la Sicilia. Partiamo da questo presupposto. Mi trovo questo commento, non dico il nome perché non merita manco di essere citato. Che mi auguravo di giocare quest'anno il derby con il Trapani, visto che noi in teoria dovevamo essere in Serie B e invece siamo in Serie D, quindi il derby con il Trapani non si può giocare. Fatelo tu solo il derby col Trapani. Mi sa che sei più granata di merda che Rosanero, ma non parlare più che è meglio. Ora, ragazzi, io sinceramente so che Palermo è grandissima, siamo più di 1,5 milioni, quasi 2 milioni di persone. Però su 1,5 milioni non è che a me in su 1 milione ne essere dei sei minchia, perché purtroppo il grave problema di Palermo è che ci sono troppi coglioni ignoranti che pretendono di sapere un sanno un cazzo. C'è uno del genere, che cosa gli vuoi dire a uno così che ti attacca e ti dà del granata di merda a me? Ma può fare simpatia il Trapani perché è una squadra siciliana, perché non c'è l'antagonismo, perché non c'è la rivalità che c'è con Catania, con Messina. Ma granata di me, picchi? Ho esultato ai gol del Trapani, ma visto esuite, ma mi hai visto andare allo stadio a Trapani solo perché gli ho dato un supporto da siciliano, tu mi dai del granata di merda. Ma non ti senti un pelo di minchia ignorante a fare questi commenti rocazzo? Ma la vogliamo finire? Una volta uno mi ha commentato, quando io parlavo sia di Palermo che di Inter nello stesso canale, perché per chi non lo sapesse, io prima parlavo sia di Palermo che di Inter. Piccola parentesi, per far capire che purtroppo a Palermo, e mi dispiace dirlo, mi sicco cuore a dirlo perché io mi vanto sempre della mia città, io mi vanto dei miei concittadini, io amo Palermo più di qualsiasi cosa perché Palermo è la mia città ed è una delle più belle al mondo. Però ci sono troppe dei semi, minchia, troppe persone ottuse e ignoranti ci sono. Uno una volta mi ha commentato perché chi su manca via caputo che era palermitano, perché dal mio accento io parlo milanese, capito? Che soltanto i palermitani possono tifare Palermo. Ma chi minchia x-ricci hanno? Le grandi società di calcio si basano proprio sul fatto che il loro tifo va oltre i confini cittadini, così si diventa grandi città. Chi minchia ricci? Ma che minchia stai dicendo? Se un giapponese in Giappone vede il Palermo, se ne innamora e si accatta magliettina do Palermo, uno, è onore che ti arriva in città perché il Palermo è arrivato fino in Giappone, e due, si accattò magliettina e ci rette picci la società. Chi cazzo stai dicendo che solo i palermitani sono degni di tifare Palermo? Con questa mentalità piccola, chiusa e provinciale, non andremo mai da nessuna parte, mai da nessuna parte, né in ambito calcistico, né in ambito lavorativo, né in ambito produttivo. Non faremo mai un cazzo, saremo sempre arretrati perché siamo troppi cristiani. Casù coma sciaca. Io ho tra gli amici un grandissimo youtuber nerazzurro che saluto, il grande Kartal, grande tifoso nerazzurro, sfegatato, e nel suo canale dove parla di Inter parla del Perugia perché tifa anche per il Perugia. Ci avessi stato mai un coinuto perugino, Casutta ci ha scritto: se tifi Perugia non puoi tifare Inter. O un interista che ci ha detto: se tifi Inter non puoi tifare Perugia. Io questi minchiati le sentuto solo cacubuace. Solo con voi le ho sentite queste cose e fate passare il piacere di andare avanti. Ma non di andare avanti col Palermo, perché per chi non lo sapesse, io il Palermo lo seguo da diversi anni. Da diversi anni lo seguo, da quando era in Serie C. Perché io mi ricordo a Palermo quando andavo a scuola io.
fino alle medie, un cognuto che conoscevo Palermo non c'era. No, eravate tutti per altre squadre, un cognuto che tifava Palermo non c'era. Poi è salito il Palermo e tutti a tifare Palermo. Chi se no, questo non è tifoso, chi se è bandiere Cannavazzo. Chi se è bandiere Cannavazzo. Io ammetto di essermi affezionato all'altra squadra prima del Palermo, ma perché ero piccolo e del Palermo non c'era traccia perché era fallito. Perché in famiglia da me sono tutti interisti, perché a Palermo, non a Milano, a Palermo nel quartiere Zisa c'era l'Interclub e io sono cresciuto così. Io spontaneamente poi mi sono appassionato al Palermo con la Serie C2, la Serie C1 e via dicendo. Solo che io sono una persona coerente, non dimentico e faccio come Avoge che prima dicevano Forza Juve ed esultavano per scudetto per Juventus e poi quando acchiamo Palermo Juve merda, o Milan merda, o Inter merda. Ma che chi siano sì? Ma che persona sei? Ma non l'hai la coerenza? Ma quello che chiamavi tifo era convenienza tanto per esultare a uno scudetto? Perché quello è, quello vince, saliamo sul carro dei vincitori. Questo non è tifo, non è tu che magari ti lamenti. Perché esiste solo il Palermo e l'hai cominciato a seguire 2 anni fa, perché Palermo giocava in Europa League e prima te ne fottevi. Tutti i tifosi che dicono solo Forza Palermo, però poi vanno in stadio solo se c'è Inter, Milan e Juve. Chi se su tifosi? E io mi sento cagare a minchia da gente così, veramente fate venire voglia di chiudere il canale. Il Palermo me lo tengo per me e continuo con l'Inter. Sì, continuo con, perché lì nell'Inter. Perché io sono l'unico che ha dovuto separare i canali, perché sennò aveva sempre la minchia cacata. Tutti gli altri parlano di due, tre squadre e va bene. Io appena parlo di due squadre, per quel quarto di città ottuso ignorante che c'è purtroppo a Palermo, io ne ho dovuto fare un altro. Però chi di l'Inter non è che mi scassano la minchia sul Palermo, anzi, mi supportano, sperano che il Palermo salga, che faccia bella figura, perché il Palermo piace, è una squadra che ha sempre fatto simpatia, pure quando rompeva i coglioni a Inter, a Milan, a Juventus, è una squadra che piace, ma nessuno ha sputato merda sul Palermo, a parte le rivalità di Catania e via dicendo, ci mancasse Avogio. Però io non posso non dare un sostegno a una squadra siciliana e sentirmi dire del Granata di merda. Ma siamo babbiano, cioè, ma fate pace con i cerevi, ma rapite un libro e cominciate a studiare, perché siete ignoranti come la Calia, perché voi che dite granata di merda, manco sapete un ne misa ciapani nella Sicilia, e manco sapete un ne siete buaci in capa Sicilia. Voi sapete degli odi, ma manco sapete perché ci sono queste rivalità, perché siete ignoranti come a mieda, e parlate, siete voi il problema di Palermo, perché senza di voi Palermo sarebbe la città più visitata al mondo, invece per colpa vostra siamo sempre arretrati, sempre da sutta, perché la mentalità non cancia mai. Ragazzi, questo sfogo è finito. Io il canale non lo chiudo perché a me me ne fotte se ho 10 iscritti, un iscritto, 100 iscritti. Io lo faccio per quelle persone che, anche se non appoggiano la mia idea, ma non mi insultano, non mi offendono perché tifo per un'altra squadra o perché do un piccolo sostegno alla squadra siciliana, perché siamo tutti siciliani, coglione, picchi tu chi solo a capire che siamo tutti siciliani. Siamo tutti, l'hai capito che siamo un'isola e ci dobbiamo difendere e aiutare fra di noi, l'hai capito? O tu manco sai che cos'è un'isola? Comunque, io il canale lo tengo per voi, tutti gli altri non mi interessano, perché siete voi a cui io porto i miei contenuti, a cui porto le partite del Palermo, le novità sul Palermo, è perché vi voglio tenere aggiornati. Lo faccio per voi, che voi significa uno, che voi significa 100, che voi significa 200, per me non può, non, inco, non può, non è importante perché io non ci lavoro. Questo non è il mio lavoro, questo è il mio hobby, questo è per trasmettere la mia passione a voi, non è pubblicità la mia, me ne fotte una minchia. Io a chiudere il canale ci metto 2 secondi, perché amare il Palermo non significa avere un canale YouTube, io amo il Palermo al di fuori YouTube. Questa maglia me l'ha regalata mio fratello, non me l'ha regalata per fare lo youtuber, me l'ha regalata perché sa che io ci tengo alla squadra della mia città come io tengo e amo tutta la mia città, perché i valori che ci sono a Palermo, chi dica commentano.
Manco le sapete le bellezze di Palermo, manco ne avete idea, picchio un capite un cazzo, non capite niente, non capite una minchia e manco sapete che cosa c'è di bello da vedere a Palermo, perché siete ignoranti come a merda. Ragazzi, io su questo sfogo non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, sappiate che tutte quelle persone a cui il messaggio non arriverà perché gli puoi spiegare le cose in 10.000 lingue ma loro non capiranno, verranno bloccati, a me non me ne fotto un cazzo degli insulti. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero perché amare il Palermo non significa non parlare del Trapani o magari non avere altre simpatie. Amare il Palermo significa seguire assiduamente il Palermo, soffrire per il Palermo e gioire con il Palermo, a prescindere o no da altre squadre. Perché io non mi sento meno palermitano di altri, perché io adesso mi farò l'abbonamento a Eleven Sport per guardarmi tutte le partite del Palermo, lavoro permettendo. Quindi ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo dopo la partita, nel bene e nel male. Ignoranti, non ignoranti, sempre forza Palermo.